Oggi parliamo di internazionalizzazione sostenibile di impresa. Il tema è di interesse, soprattutto in questo periodo, da un lato perché per le imprese la prospettiva internazionale è sempre più forte, il mercato domestico non riesce più a soddisfare, a contenere, diciamo, tutta l'offerta possibile delle imprese, i mercati emergenti sono quelli che rappresentano la domanda più viva. Quindi da una pura prospettiva di business il tema dell'internazionalizzazione è in agenda. Per converso la sfida degli SDGs dell'Agenda 2030 richiama il sistema delle imprese e tutto il settore privato ad assumere una responsabilità nei confronti degli obiettivi di sostenibilità a livello globale. Queste due pressioni convergenti portano il mondo delle imprese a interrogarsi su come questi processi di internazionalizzazione debbano aver luogo. E l'ipotesi che noi proponiamo oggi alla discussione è quella di coniugare obiettivi di business e obiettivi di sostenibilità attraverso strategie, politiche e pratiche che puntino contemporaneamente a generare valore economico per l'impresa e per i propri stakeholder e soprattutto valore economico e sociale per le comunità che ospitano le imprese. Questa è una prospettiva che viene chiamata in gergo quella del valore condiviso e oggi cerchiamo di capire come praticamente queste cose si possono realizzare.